Ho vissuto così come un semplice frate, come si poteva vivere, e ho dato buon esempio, se l'ho dato. E poi, come mi hanno visto, e così ho vissuto. Non ho fatto nulla di eccezionale, ci aveva puntualizzato padre Damiano Angelelli nel giorno del suo 100° compleanno, e invece chi l'ha conosciuto sa bene che il frate ha vissuto tutta la vita a servizio del prossimo. Una persona umile, precisa e ironica, così lo descrive chi gli stava accanto. Padre Damiano, dopo 74 anni, aveva lasciato nel giugno scorso il convento di San Paterniano. Si era trasferito nella comunità dei frati Cappuccini di Macerata, che accoglie i frati anziani delle Marche. E proprio qui, l'altra notte, si è spento ed è tornato alla casa del padre. Nato a Cingole il 1 marzo 1919, iniziò il suo percorso da uomo di chiesa nel 1931. Nel 1944 fu ordinato sacerdote ad Ascoli Piceno nel bel mezzo della guerra mondiale. Due anni dopo arrivò nella basilica di San Paterniano e iniziò il servizio come custode del cimitero centrale fino all'84 e come cappellano fino al 2016. Fu il promotore della tombola di San Paterniano, ma anche di gite e pellegrinaggi. Sette anni fa festeggiò il suo 70° anniversario di ordinazione sacerdotale ed era il frate cappuccino più anziano della regione. In questa foto, scattata nel marzo del 67 al funerale del vescovo di Fano Monsignor Vincenzo del Signore, padre Damiano aveva 48 anni, al suo fianco il vescovo Costanzo Micci, Gustavo Roberti e il sindaco di allora Rino Giovannetti. Invece, durante la cerimonia organizzata lo scorso anno, in occasione dei suoi 100 anni, padre Franco Nardi, superiore di San Paterniano, lo aveva definito un uomo lucido e indipendente, un esempio di costanza e perseveranza nella sua vocazione religiosa. Serenità, la gioia che traspare dal suo volto nelle piccole cose quotidiane. Lui ha portato sempre avanti il suo lavoro per parecchio tempo, adesso di preciso non lo so neanche, come cappellano e custode del cimitero, un servizio veramente prezioso attraverso il quale è venuto a contatto con tante famiglie, tante persone, non solo quelle legate ai defunti, ma anche altre persone. Quindi tutto Fano praticamente possiamo dire che conosce padre Damiano, chi dice padre Damiano sa benissimo chi è, insomma. E la città domani si stringerà per l'ultimo saluto al frate cappuccino. Le esequie verranno celebrate alle ore 11 nella basilica di San Paterniano. Al termine del rito funebre, padre Damiano verrà sepolto proprio nel cimitero centrale. A ricordarlo oggi è stato anche il primo cittadino Massimo Seri. Era una persona calma, riflessiva, disponibile e garbata, ha detto il sindaco. Si faceva amare perché trattava tutte le cose, compresa la morte, con una leggerezza tale che quasi si rimaneva increduli. Una leggerezza, ha proseguito Seri, che non era superficialità, ma che significava totale affidamento a Dio. Al di là della fede, che è un dono di cui non tutti sappiamo farne buon uso, l'insegnamento di Damiano è quello di vivere la vita con umiltà, stupore e gratitudine, facendo di ogni gesto quotidiano un piccolo grande miracolo.